Dopo la sconfitta legale di Fedez contro l'ex naufraga, attivista e conduttrice radiofonica Daniela Martani, il rapper milanese deve ancora risarcirla delle spese legali. Mi sembra che i soldi non gli manchino, ha scritto l'ex hostess di volo che ha partecipato anche al Grande Fratello nel 2009. LA causa? Fedez perde la battaglia legale contro Daniela Martani durata 6 anni. Vi ricordate il compleanno al supermercato con il cibo? Ecco, video. Ma facciamo un passo indietro. Fedez aveva intrapreso un'azione legale per diffamazione contro la Martani, chiedendo un risarcimento significativo a causa di alcuni suoi commenti che riteneva offensivi. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che non c'era alcun reato di diffamazione, respingendo così la richiesta del rapper. La disputa legale risale a un evento ben noto, il compleanno di Chiara Ferragni, organizzato all'interno di un supermercato. Questo episodio aveva sollevato molte polemiche. Daniela Martani aveva espresso commenti critici su quell'evento, che Fedez aveva considerato diffamatori. La Martani aveva commentato la festa in termini molto duri. Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale, altrimenti chi glieli mettevi che? Sotto il video messaggio, io sono davvero sconvolta. Fedez non ha pagato i miei avvocati. È passato quasi più di un mese dalla sentenza che ha visto me vincitrice nella causa intentata da Fedez nei miei confronti per diffamazione con una richiesta danni di 100.000 euro. E, nonostante il giudice abbia stabilito che Fedez deve pagare i miei avvocati una cifra non la posso dire per questioni di privacy, lui non ha tirato fuori neanche un centesimo.